2000 pescatori da tutta Italia, circa 20 chioggiotti, ieri hanno manifestato a Roma per chiedere di cambiare la legge 154 che impone contravvenzioni notevoli, anche nell'ordine delle decine di migliaia di euro, dopo la depenalizzazione della pesca sottotaglia. L'agitazione, organizzata da Marinerie d'Italia ed Europa col suo presidente Francesco Caldaroni, è stata molto animata e rumorosa, con fumogeni accesi davanti a Montecitorio e cori contro la classe politica. Elio Dall'Acqua, del Consorzio Armatori Pescherecci di Chioggia, riferisce che una delegazione composta da lavoratori di tutte le regioni è stata ricevuta dalle ore 15 alle 18 in Parlamento, dopo un incontro a mezzogiorno al Ministero per l'Agricoltura col direttore generale della pesca Riccardo Rigillo, che non aveva portato ad impegni scritti. I pescatori hanno invece strappato l'impegno a trattare la questione 154 in Commissione Pesca entro il mese di maggio, prima non è possibile per le pratiche di calendario, con un foglio sottoscritto da tre membri della Commissione stessa: Nicodemo Oliverio, calabrese del PD, Adriano Zaccagnini, eletto col Movimento 5 Stelle e ora passato ai Democratici Progressisti di Bersani, via SEL, e Giuseppe Labbate del Movimento 5 Stelle. Con la folla dei pescatori ha parlato anche Laura Venitelli, responsabile nazionale pesca del PD. Da segnalare comunque l'insoddisfazione dei siciliani, dal momento che l'accordo non menziona le questioni che loro stanno più a cuore, ovvero le specificità del pesce spada, del tonno, della pesca palangaro e delle telecamere nello strascico. Le marinerie chiedono infatti l'armonizzazione con le leggi europee e la licenza di tenere a bordo più di un attrezzo topico. Le delegazioni dell'isola hanno ottenuto la solidarietà dei colleghi del resto d'Italia e qualcuno di sera è tornato al paese a fermare le barche che stavano uscendo in mare. Anche oggi braccia incrociate fino a mezzanotte, quando i pescatori torneranno a prendere la via dell'acqua. Nel frattempo stamane le marinerie d'Italia hanno un incontro col ministro Martina, cui viene chiesta una promessa scritta di revisione della legge 154. Questa mattina il sindaco Alessandro Ferro e il questore di Venezia Angelo Sanna si sono recati in visita al commissariato di pubblica sicurezza in Corso del Popolo a Chioggia. Fra i temi sul tavolo, il possibile spostamento del comando in altra sede per una migliore operatività nel presidio del territorio. Eventuali ulteriori aggiornamenti in seguito nel blog di Chioggia Azzurra. Nel mezzo del cammino di nostra vita! Penultimo appuntamento della stagione teatrale Acque Altre, organizzata da Arteven al Teatro Don Bosco di Chioggia. Questa sera, dalle ore 21, sarà di scena Alessandro Fullin con lo spettacolo La Divina, assai liberamente ispirato alla commedia dantesca. Nel 2009 Papa Ratzinger annuncia al mondo che il purgatorio come luogo fisico non esiste più. Dante Alighieri, saputa la notizia, si precipita per la seconda volta nell'oltretomba per dipanare la spinosa versione e riscrivere la Divina Commedia. Ma dove mettere ora gli invidiosi, gli iracondi? Dubbi e tormenti attendono il poeta, che inoltre scopre che l'amore per Beatrice dopo sette secoli si è un po' appannato. Tra demoni e cherubini, fiumi infernali e rinfrescanti panchine, ecco una rilettura dell'immortale poema che getta nella stessa bolgia Paolo Malatesta con gli Abba, Farinata degli Uberti con Liz Taylor. Dopo il successo di Piccole Gonne, Alessandro Fullin torna a teatro con gli attori di nuove forme e una nuova parodia, condita come sempre da aforismi esilaranti e da pungenti ironie. Biglietti, intero 19 euro, ridotto 18, ulteriori riduzioni con la carta cultura. Tra l'altro diamo la conferma dell'orario, 14.30, e quindi a differenza dell'orario di campionato, oggi si gioca alle 14.30, tra qualche ora, quindi per quello che riguarda la Clodiense da Chioggia Sottomarina a Gemona. Giocatori che hanno già pranzato sono pronti naturalmente per ottenere questa vittoria contro la Gemonese in Coppa. Tra l'altro potrebbe essere anche l'occasione per andare ad augurare un buon compleanno speciale appunto al presidente Ivano Boscolobiello. Non dimentichiamolo mai, colui che naturalmente
naturalmente grazie al suo impegno tiene vivo il calcio per quello che riguarda la nostra città. Non è una stagione di quelle semplici, perché la ricorderete anche all'inizio del campionato, tanti calci di rigore sbagliati per la nostra prima squadra. Ieri questa sindrome, chiamiamola così, è stata anche trasmessa alla formazione della Juniores di Massimiliano Schettino, nuovo allenatore al posto di Johnny Zennaro. Ebbene, la Juniores, che ieri ha perso l'incontro di recupero con la Diventina per 1-0, ha sbagliato due calci di rigore. Quindi sicuramente Massimiliano De Mozzi, Massimiliano Schettino, quando ci sono i calci di rigore per la Clodiense, c'è poco da stare allegri. Ciao amici e bentrovati. Quindi, dopo il rapido passaggio come preannunciato di questa notte, il tempo si sta ristabilendo con un innalzamento di pressione. Un tempo che si va ristabilendo almeno fino a venerdì, con ampi spazi soleggiati, temperature in buona ripresa, tant'è che ci affiancheremo ai 14-15 gradi, quindi un tempo pseudo primaverile, in attesa di un cambiamento plausibile nel weekend e nella giornata di domenica a lunedì. Ma questa sarà materia di domani. Dunque, oggi godiamoci questa splendida giornata, come le temperature sono in aumento, i venti si sono drasticamente calmati, quindi non ci resta altro che assaporarci questo inizio di primavera. Ciao!